Siamo sulla strada Beretta, dove si vede quasi l'intero territorio finalese. Si può vedere da qui una visuale con il Palazzo Vela, che è una vera e propria ferita in questo territorio urbanistico, e dietro si vede lo stabilimento della Piaggio. Si capisce subito che se questo stabilimento, quando verrà fatta la riconversione delle aree Piaggio, fosse una riconversione troppo aggressiva per il territorio, questa bellezza che ammiriamo da qui sparirebbe immediatamente. Nei prossimi anni, finale, si gioca una partita fondamentale che è la finale della bellezza. Noi su questo discorso dell'urbanizzazione saremo un'amministrazione molto attenta. Qua del resto si capisce anche tutto il resto di quello che c'è. Dietro la collina della Capra Zoppa c'è l'area archeologica più importante dell'area mediterranea, dove è stato trovato il principe delle Arene Candide, che purtroppo è nel Museo di Pegli. Qua sotto, a Finalborgo, c'è il museo archeologico che contiene una copia. Girandoci dall'altra parte, vediamo ancora diciamo tutta la parte urbana di Finalborgo, e poi ci sono le aree di San Bernardino e Monticello. Dietro c'è Finalpia, Verzi e Gorra. E infine, dietro il promontorio di Punta Crena, c'è il bellissimo Borgo Saracino di Varigotti. Chi amministra dovrà ridare valore a tutto, ai territori più nobili, più importanti, quelli che fotografiamo e mettiamo nelle cartoline, e ai posti dove la gente vive veramente. Noi dobbiamo creare dei cittadini che abbiano dei diritti, non più dei cittadini che, quando qualcosa non funziona, dalla buca per strada al rischio inondazione, alla mancanza di parcheggi, debbano chiedere dei favori agli assessori. Vogliamo un approccio completamente diverso. Siamo cittadini a tutti gli effetti. Siamo dai lavatoi di Finalborgo, abbandonati in uno stato di degrado, nonostante anni fa un privato si fosse offerto di finanziare un restauro al comune di Finale, che non ha mai fatto niente per ottenere questo restauro di questo angolino particolare di Finalborgo, che ricorda anche la nostra storia. Vorrei riprendere il tema sicurezza su questo ambito, che sicuramente, diciamo, essendo un ambito buio, trascurato e abbandonato, è uno di quei posti in cui ci può essere mancanza di sicurezza. La sicurezza è un tema che viene spesso usato dalla destra, di solito per individuare un nemico. Il nemico negli anni è stato sempre diverso, sono stati i radical chic, i comunisti, i neri, i musulmani, tanti. Perché creare un nemico è sempre facile. Mettere paura nelle persone, diciamo, semplifica il messaggio politico. Noi crediamo che sia l'opposto. Il comune che vogliamo noi è un comune che si occupa di prevenzione. Per la sicurezza il comune deve lavorare sulla prevenzione coi servizi sociali, segnalando alle forze dell'ordine, che sono quelle che veramente si occupano di repressione, tutti i problemi che ci sono. E un comune che funziona veramente bene nell'ambito della sicurezza è un comune che non si fa notare, perché il modo migliore per occuparsi di queste cose è non mettere in piazza la gente. In quest'angolo qua noi vogliamo ricordare che la sicurezza alla fine si costruisce con la vera attività del comune, che è quella di occuparsi dei suoi cittadini. Siamo di fronte al liceo, dove c'è questa staccionata chiaramente insicura e maltenuta, a cui si appoggiano praticamente tutti gli studenti di questa scuola, e un comune si vede anche dai dettagli, e questo dettaglio è inaccettabile. Questa è una delle scuole principali di Finale, perché non possiamo tenere meglio questo pezzo di territorio. Alle nostre spalle l'edificio dove sono tenuti tutti i mezzi della protezione civile, edificio inagibile. Siamo di fronte al liceo Issel. Questo edificio avrebbe potuto essere, come altri edifici pubblici di Finale, restaurato con i fondi del 110, rendendolo climaticamente neutro. Invece abbiamo perso questa incredibile occasione di rendere ancora più belli, più frequentabili le scuole di Finale. Le scuole Finale sono una ricchezza. Noi abbiamo più posti nelle scuole Finale di quanti ce ne siano ad Albenga, che ha quasi il doppio dei nostri abitanti. Quindi questa ricchezza noi dobbiamo preservarla e dare a tutti gli studenti un posto ideale per venire a studiare a Finale Ligure. Siamo di fronte a Castelfranco, progetto cofinanziato dall'Unione Europea, 3 milioni di euro della collettività per il recupero di questo luogo meraviglioso, chiuso con dentro una macchina posteggiata. L'accessibilità a questi luoghi, che sono stati restaurati con i soldi di tutti, è fondamentale. Se noi amministreremo, ci preoccuperemo di far funzionare anche l'accessibilità a questi posti, che dobbiamo ricordarcelo, sono di tutti. Vi invitiamo a scegliere la lista Scelgo Finale, di cui io sono il candidato sindaco. È una lista nuova, che crede nel sociale, crede nei veri valori
della sinistra, del centro-sinistra, è una lista che porterà una ventata di novità a finale Ligure. Nessun problema si risolve con la stessa mentalità che l'ha creato. Se vi sono piaciute le amministrazioni precedenti, sulle offerte elettorali ci sono candidati che hanno avuto ruoli importanti nell'amministrazione Richeri prima, Angelo Berlangeri, e nell'amministrazione Frascarelli dopo, Guzzi, che è stato anche vice sindaco. Ma se non siete soddisfatti, se volete dare un'impronta diversa a questa città, noi siamo una vera rivoluzione. Vorremmo occuparci di tutti, vogliamo avere una città che previene e che non reprime, una città in cui si sta bene, una città in cui la sicurezza non sia uno spauracchio da mostrare, ma sia qualcosa in cui si lavora senza dichiarazioni eclatanti. Una città che si occupa delle scuole di musica, delle scuole normali, dei cittadini, dei marciapiedi, di quello che finora non è stato curato come si doveva. Noi vogliamo avere una città in cui vi dimenticherete dell'amministrazione comunale, perché tutto funzionerà alla perfezione.